Ecco qui la nuova serie di betoniere ibride elettriche che dovrebbero ridurre i consumi del 30%. E qui, oltre alla betoniera Sani, abbiamo, dico la verità, è il primo che vedo, un camion Sani. Esteticamente non sembra nemmeno brutto. Non ho alcuna notizia a riguardo di questa macchina. Mi perdonerete l'ignoranza, però la macchina c'è scritto che è 100% elettrica. È una betoniera Putzmeister Sani, perché il gruppo Sani ha acquistato. Allora, vedendo meglio, ho fatto un giro attorno alla macchina. Vedete, qui davanti la calandra è completamente chiusa, come le automobili. Allora, facciamo un test. Ci mettiamo sotto e, come vedete, sotto il camion non c'è il motore endotermico. Questo camion betoniera Sani è elettrico. Mi arrampico proprio sotto. Qui abbiamo i piccoli radiatori. Benvenuti nel futuro e nei camion elettrici. Certamente è una macchina insolita e abbastanza anche lunga e scomoda, ma questo è il futuro. Ecco qui la nuova serie di betoniere ibride elettriche che dovrebbero ridurre i consumi del 30%. E qui, oltre alla betoniera Sani, abbiamo, dico la verità, è il primo che vedo, un camion Sani. Esteticamente non sembra nemmeno brutto. Non ho alcuna notizia a riguardo di questa macchina. Mi perdonerete l'ignoranza, però la macchina c'è scritto che è 100% elettrica. È una betoniera Putzmeister Sani, perché il gruppo Sani ha acquistato. Allora, vedendo meglio, ho fatto un giro attorno alla macchina. Vedete, qui davanti la calandra è completamente chiusa, come le automobili. Allora, facciamo un test. Ci mettiamo sotto e, come vedete, sotto il camion non c'è il motore endotermico. Questo camion betoniera Sani è elettrico. Mi arrampico proprio sotto. Qui abbiamo i piccoli radiatori. Benvenuti nel futuro e nei camion elettrici. Certamente è una macchina insolita e abbastanza anche lunga e scomoda, ma questo è il futuro.